Ben ritrovati gentili amici con il nostro nuovo appuntamento targato Tea Time. Oggi è una puntata speciale perché parleremo di fughe. Solitamente in Italia noi parliamo di fuga dei cervelli, però oggi parleremo di una fuga particolare che si chiama fuga delle ugole. Noi speriamo che questa non avvenga. Perché sto dicendo questo? Sono un po' criptico. Vediamo questo video e poi capirete il perché. Una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio. Avete i brividi? Beh, state calmi, calmatevi perché ulteriormente li avrete dopo, perché oltre alle performance live straordinarie, noi qua in studio abbiamo l'onore di avere una persona proprio umanamente squisita, limpida e trasparente. È un amico, oltre che un artista straordinario, Salvo Randazzo. Ciao Salvo! Ciao Simone, buonasera a tutti coloro che sono in ascolto alla visione di Tea Time. Salvo, è veramente un piacere poter fare con te oggi questa chiacchierata perché oggi parleremo di tanti argomenti, della musica, che è la tua vita, è la Assolutamente, sì. passione preponderante. Sì. Beh, Raccontaci qualcosa di te. io sono un cantante specializzato in pop opera style, una fusione tra canto lirico e canto moderno. Svolgo la mia attività prevalentemente negli Stati Uniti, dove ho iniziato a cantare per i nostri emigrati italiani. E dopodiché, appunto, questo mercato si è ampliato, fino a quando ho avuto anche l'onore di poter cantare in occasione del 36esimo anniversario della cena di gala della NIAF. La NIAF, ovvero The National Italian American Foundation, è la più grande organizzazione di italoamericani che ha sede a Washington, e dove in occasione di questa cena di gala sono presenti tutte le più alte cariche, sia politiche che appunto che di italiani che esportano tutto in America. L'italianità, lo L'italianità, possiamo dire. esatto. Quindi abbiamo Ferrari, abbiamo Barilla, tutti appunto questi grandi sponsor che comunque si preoccupano e fanno sì che anche l'italiano in America possa avere tutto quello che non riesce a trovare. È straordinaria la tua storia perché parte da tanto, tanto lontano. Facciamo così, partiamo proprio da quello che tu hai appena preannunciato, cioè la tua partenza verso USA, gli States. Tu sei partito quando avevi 22 anni. Sì, avevo 22 anni e sono andato in America grazie ad un cantante degli anni 60 che mi portò lì per la prima volta. Ho avuto questo. Per me, diciamo che era quasi un sogno, no? Mi sembrava un po' impossibile quando mi hanno proposto di andare in America, perché sappiamo che l'America è un po' definita come la terra irraggiungibile, forse il sogno di un po' di tutti. Però era vero. Così ho cominciato questa splendida esperienza, ho trovato degli italiani meravigliosi, della gente che non ha perso un pizzico di quella genuinità che forse oggi raramente troviamo. Quella gente che ancora oggi è molto legata ai valori della vita, della famiglia e che ha un unico desiderio, quello di poter tornare un giorno in Italia, nel paese nativo, dove poter trascorrere, ecco, il resto dell'eternità. Nella città della Grande Melo, ossia a New York, tu hai avuto la possibilità di conoscere due comunità italiane straordinarie, quella appunto di New York e poi anche un'altra comunità nel New Jersey. Tu parlavi proprio del loro aspetto così genuino, spontaneo, ti hanno coccolato, ti hanno accolto e tu ovviamente
hai cavalcato l'onda, diciamo così, del successo che grandi artisti italiani come Andrea Bocelli e per certi versi anche Michael Bublé, perché Michael Bublé è mezzo italiano, ricordiamolo, perché questo nuovo genere del pop opera style, questa fusione straordinaria tra musica lirica e musica leggera o comunque musica moderna italiana, lì sta trovando, insomma, una grande passione, un grande seguito. Beh, assolutamente sì, e devo dire che io sono quasi cresciuto insieme agli italiani d'America e ancora oggi mi danno un grande sostegno, e un sostegno che si è ancora arricchito appunto dopo questa grande esperienza con la NIAF, dove appunto a presenziare l'evento c'era il presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Quella è stata veramente una svolta radicale, perché che emozioni, che persona è Obama, che emozioni hai avuto tu a esibirti davanti a una platea così straordinaria? Lui è una persona molto molto semplice, spontanea e disponibile con tutti. Ovviamente era quasi impossibile potersi avvicinare a lui, perché appunto ti lascio immaginare il livello di sicurezza. C'erano semplicemente 3 elicotteri che giravano, appunto sorvegliavano sopra l'Hilton Hotel di Washington. Un'esperienza meravigliosa, ecco, credo anche inoltre aver aggiunto, ecco, al mio curriculum degli artisti emergenti, un'esperienza del genere è sicuramente una cosa molto importante. Non è da tutti e questo ti fa onore. Noi oggi, magari per quelle 2 o 3 persone che non ti conoscessero, abbiamo davanti un artista straordinario che veramente farà strada, ma non per tanto per essere retorici o stucchevoli, ma perché, insomma, Salvo, oltre ad essere un grande professionista, è un uomo veramente incredibile. Tu mi raccontavi prima della messa in onda della nostra trasmissione che tu hai un sogno, oltre quello ovviamente di sfondare, di avere una carriera importante, cosa che ti meriti, anche di poter dare un contributo magari alle persone che ne hanno bisogno. Sì, io sono... Allora, diciamo che l'impegno sociale e il dovere morale mi ha costretto. Salutiamo poi il nostro amico Kant, sì, mi raccomando. Sì, mi ha, ecco, costretto a sostenere numerosi eventi di beneficenza, in particolar modo tutti quelli che riguardano la ricerca nella lotta contro il cancro, poiché io all'età di 22 anni ho vissuto questa esperienza, il cancro l'ho avuto, ho subito 3 interventi, ho vissuto il calvario della chemioterapia, oggi sto bene, l'ho sconfitto, e credo sia importante non dimenticarsi di tutti coloro che ancora oggi combattono contro questa bestia. C'è un unico... Si tratta di una bestia che tu però hai saputo domare. Assolutamente e sconfiggere, sì, perché sicuramente mi sono reso conto che la vita è il dono più bello che Dio poteva donarci, e sicuramente, ecco, io all'età di 22 anni la vita ancora volevo vivermela, e quindi mi sono imposto di combattere e ce l'ho fatta. Ed oggi cerchiamo di aiutare, appunto, come dicevo prima, tutte queste persone che affrontano questa malattia. Seppur con qualche difficoltà, però il mio ruolo di conduttore mi porta a non, come dire, entrare troppo nello specifico, perché sennò poi citiamo Mario Merola, mi scende giù la lacrimuccia, perché insomma è una testimonianza forte. Non tutti hanno la voglia, il coraggio, come dire, di raccontare e di far diventare proprio di dominio pubblico la propria intimità, però tu lo vuoi fare, sì, perché vuoi dare un messaggio magari alle persone che ci seguono, che magari hanno un problema. Sì, e oltre ad essere un messaggio è sicuramente, appunto, raccontare la mia esperienza, il mio modo di vedere la vita, che è sicuramente cambiato. Io voglio partire, appunto, dalle radici, ovvero mi sono reso conto che l'errore più grande dell'essere umano è quello di illudersi e pensare che le disgrazie a volte possano accadere sempre agli altri. Invece, indirettamente, quando meno ce lo aspettiamo, ci ritroviamo ad essere protagonisti di una storia che non ci saremmo mai aspettati di vivere. Io vedevo sempre, o sentivo, che le persone morivano di cancro, c'erano persone malate di cancro, ma non potevo mai pensare che anch'io, ecco, dovevo essere colpito dal cancro e avrei dovuto lottare contro di lui. Questa è un'esperienza che mi ha segnato sia fisicamente, perché comunque, ecco, mi sono rimasti dei segni sul mio corpo, ma anche moralmente. Mi ha dato l'opportunità di conoscere una vita nuova, una vita diversa,
una vita vissuta a 360 gradi. Io ho capito chi sono realmente le persone che mi amano, e questo l'ho capito intanto nell'ambito familiare, perché ho avuto, perché non dirlo, è un problema presente in tutte le famiglie, ho avuto parenti che non ho visto in ospedale ed amici o estranei che mi sono stati vicini quando meno me l'aspettavo. Ho capito che la vita, come dicevo prima, è un dono bellissimo, e oggi non rimpiango nulla di tutto quello che faccio se nel momento in cui lo faccio sono felice. Se ho desiderio di comprarmi qualcosa, una penna, un qualsiasi cosa, nel momento in cui io, ovviamente sempre nei limiti, se lo posso fare, voglio farlo, lo faccio, perché non so mai se domani sarà un giorno nuovo per me. Ecco, da qui cominciamo a valorizzare i veri valori della vita, vivere la vita ogni singolo giorno, ogni singolo istante, perché è veramente una cosa importante. E al di là delle cure che ho fatto, ho capito che la cura più efficace siamo noi stessi. Noi possiamo essere medici di noi stessi, perché la terapia più forte, quella che sicuramente ti dà la possibilità di poter vincere, è solamente la nostra mente. Con positività, con la voglia di vivere, la voglia di reagire, con gioia, bisogna affrontare questa malattia, andare avanti e dire: anche io ce la posso fare. Anche perché chi ferma un fiume in piena come Salvo Randazzo non lo può fermare di certo una malattia che si chiama cancro. Questa è l'informazione che noi siamo lieti di dare, che siamo lieti proprio di lanciare, perché basta con questa informazione della terapia, del dolore, di questo, di quest'altro. Noi dobbiamo essere positivi e noi dobbiamo lanciare proprio un messaggio di positività, cosa che di straordinario può fare la musica. Assolutamente sì, la musica è molto importante, è stata una delle medicine più efficaci che mi ha aiutato e mi ha sostenuto durante questo mio momento di buio, di negatività, forse perché la musica vive dentro di me, è una cosa che fa parte di me, e anche quando mi era impossibile poterla esprimere con la mia voce, con certezza riuscivo a cantarla anche dentro il mio cuore. Questa cosa ascoltavi nei momenti in cui insomma combattevi con questa bestia? Ah, ma io ascolto un po' di tutto, tutta la musica che mi piace. Ovviamente per me cantare è una cosa che mi viene così naturale che anche nel momento in cui, ripeto, non la esprimo verbalmente, lo faccio dentro di me. Quindi io vivo di musica, è una cosa bellissima e sicuramente è una cosa che mi accompagnerà per tutto il resto della vita. Ci racconti qualcosa del Salvo Randazzo ragazzo, perché ora ti vediamo uomo, anche se sei giovanissimo, siamo coetanei, ma ci racconti qualcosa del Salvo Randazzo proprio ragazzino, come e soprattutto quando hai maturato l'idea che questa potesse divenire la tua professione, la tua, insomma, via? Tutto è cominciato quando io avevo 8 anni, alle scuole elementari si presentarono una coppia di sposini, scrissero alla lavagna che chiunque fosse stato interessato ad imparare il pianoforte o il violino, la chitarra, poteva chiamare a quel determinato numero. E così mi ricordo che copiai sul mio diario e quando arrivai a casa, felicemente ho mostrato il diario alla mia mamma, ho detto: mamma, io voglio studiare il pianoforte. E così mia mamma telefonò, abbiamo coordinato questo primo appuntamento. E da lì è partito tutto. Ho studiato 4 anni e mezzo di pianoforte, ho fatto lezioni per 4 anni e mezzo, dopo mi sono preparato per affrontare l'ammissione al Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini di Palermo, ma questa bella esperienza per me durò solamente un anno, perché purtroppo i miei genitori non avevano la possibilità economica di potermi comprare lo strumento ed io ero obbligato a suonare e studiare su una piccola pianolina di sole 3 ottave, dove quando studiavo in particolar modo le scale, il pentagramma continuava ad andare su e a me finivano i tasti e quindi dovevo tornare indietro. Inoltre non era nemmeno pesata, quindi non potevo. Però c'era il power of imagination, c'era il potere dell'immaginazione. Sì, ma non bastava, perché comunque lì si trattava di un esercizio pratico, dovevo un esercizio che sarebbe servito appunto a sviluppare l'agilità sulle mie dita, e questo non me lo permetteva. Quindi ho perso gli studi, è finita questa esperienza in conservatorio, ma la musica era una passione che viveva dentro di me e io volevo continuarla a vivere. Così ho voluto trovare uno strumento alternativo, uno strumento che non avrei dovuto comprare. E ho trovato una nuova voce che è composta da note ottave, come l'ho definita io, che mi ha dato l'opportunità di poter
continuare a vivere questa passione e che indirettamente mi ha fatto ritrovare in quello che oggi è diventato anche il mio lavoro. Cioè, fammi capire un attimo, tu praticamente il tuo sogno primario, cioè sempre legato alla musica, ma era suonare il pianoforte. Era suonare il pianoforte. E quindi da autodidatta, insomma, hai iniziato a suonare proprio inizialmente per diletto, poi hai capito che poteva divenire la tua poi professione. Poi per causa di forze maggiori quindi ho dovuto abbandonare questa, tutto. Questa potenza vocalica l'hai, cioè, l'ho scoperta solamente dopo. Te, per puro caso. L'ho scoperta solamente dopo. Io cantavo in una piccola chiesetta, cioè, la chiesetta del mio rione. Assurdo. Un giorno per caso accennai l'Ave Maria di Schubert, ma non conoscevo completamente nulla di tutto quello che fosse tecnica vocale, respirazione, l'uso del diaframma, interpretazione. Ma uno dei fedeli mi propose di cantare l'Ave Maria al matrimonio della figlia. Per me fu una grande emozione, perché comunque è la prima esperienza, il mio primo contatto con un grande pubblico. Infatti ero un po' incredulo su questa cosa, ho detto: ma io non sono all'altezza di poterlo fare. Lui dice: ma invece sì, perché hai una voce meravigliosa, io voglio che tu vieni a cantare al matrimonio della figlia. E avevi? Quanti avevo 14 anni. Ho già 14 anni e così andai a questo matrimonio e le persone che erano invitate al matrimonio cominciarono a chiedere: ma chi è questo bambino che ha cantato al matrimonio? Voglio il numero di telefono. E così cominciai a ricevere una serie di telefonate e diventò un vero e proprio lavoro per me, ovviamente non remunerato perché è tutto a titolo gratuito, ma da lì è stato l'incentivo per dire: ok, visto che, considerato che ho le richieste, forse è il caso che io cominci a studiare, a capire qualcosa di più, a perfezionarmi su questo, su questa cosa, su questa attività che svolgo. E quindi cosa succedeva? Per potermi pagare lezioni di canto, i miei genitori non potevano sostenere, era necessario che io recuperassi i soldi da qualche parte. E quindi mi ricordo che mi fa ridere un po' questa cosa, perché la prima persona che mi telefonò fu la prima a cui chiesi 50.000 lire per cominciare, ai tempi della lira. E lei mi disse: ma sai, ma io sono la cugina del tizio. Ho detto: senti, ho capito, ma io voglio cominciare a studiare, ho bisogno di soldi, ho bisogno di guadagnare qualcosa per sostenermi gli studi, e quindi purtroppo deve darmi 50.000 lire. Da lì poi è cominciata la mia prima esperienza, perché ho cominciato anche a scoprire un po' il confronto. Incontravo altri amici miei musicisti, dicevo: ma senti, ma anche tu canti? Sì. Ho detto: ma quanto guadagni? E lui mi diceva: ma sai, dipende, anche 150-200.000 lire. Ho detto: ah, aspetta, sono stato qui, 150. Facciamo un po' quadrare i conti. Io vedo ridere. Perché il nostro, ecco, 50.000 lire, Marcello, io non avevo idea di quanto potesse costare una performance. Quindi, ecco, mi sono, come dire, sono rimasto alla soglia magari del minimo. Di la verità, tanto i nostri amici sono. I nostri telespettatori sono come degli amici. Hai maturato in te l'idea: mannaggia, forse ci potevo anche pensare un po' prima. Sì, ma guarda, non avevo, ecco, la mia mentalità a 14 anni non era quella, non era di fare il business, no? Era solamente cantare. La mia era più permettere, non hai neanche adesso. No, assolutamente perché, no. Vedete, perché vedete, cioè, no. A distanza di tempo, lo sai cosa mi è piaciuto del tuo racconto? Ovviamente bellissimo. Mi è piaciuto quando tu hai detto, esibendoti per la prima volta comunque davanti ad un ricevimento, quindi un matrimonio, era la mia prima volta davanti a un grande pubblico. Io vi posso assicurare che Salvo può cantare al Teatro Massimo di Palermo, alla Scala di Milano, può cantare per il concerto di Capodanno, può cantare a Washington davanti Barack Obama, può cantare anche qua sotto nel box, nello scantinato dello zio Vicè. Per lui è sempre grande pubblico e lui si esibisce con lo stesso pathos, con la stessa emozione, ed è questo che arriva alla Ma gente. Sai perché, Simone? Sai perché? Perché io ho imparato nella vita, ecco, facendo il cameriere. Perché per te non è un lavoro, per te è vita. Ecco cosa, ecco, adesso arrivo al discorso, ti raggiungerò subito, darete questa risposta. Io per sostenermi poi questi studi ho cominciato a lavorare nel mondo della ristorazione, ho fatto il cameriere per 11 anni, è stata un'esperienza bellissima che mi ha dato l'opportunità di potermi relazionare con diversi tipi di ceti sociali. Perché incontravo dall'operaio al magistrato. È stata un'esperienza che mi ha fatto capire cosa significa responsabilità, cosa significa guadagnare dei soldi lavorando anche 17 ore al giorno, perché lavoravo in una sala di ricevimenti, andavo la mattina alle 8 e finivo anche la notte alle 2, alle 3. E questo è stata una cosa che mi ha fatto crescere. Ed un'altra cosa che ho imparato è il valore dell'umiltà. Perché noi non sappiamo mai chi si nasconde sotto i vestiti. Bisogna avere rispetto di tutti. Quindi, ecco, per raggiungerti un attimo, non mi pongo il problema di cantare anche. Cioè, non dico
Se io mi trovo 10 persone davanti a me e mi dicono Salvo mi canti una canzone, se io posso lo faccio, perché non posso mai sapere chi c'è tra quelle 10 persone, cioè come si dice non è l'abito che fa il monaco, quindi ogni occasione intanto è un modo per potermi esprimere, perché è una cosa che amo fare, è un modo per accontentare chi mi richiede un qualcosa, quindi soddisfare quell'esigenza, e poi perché io la reputo sempre un'opportunità per conoscere gente nuova, perché sicuramente se 10 persone mi chiedono di cantare e io dico no solamente perché sono 10 e non sono 1000, ho solamente perso, non ho fatto un investimento per la mia vita ed è solamente un grande errore. Cosa aggiungere? La vita per me è come un vortice che si allarga di giorno in giorno. Periodo si è allargato ancora, io ho conosciuto anche te, quindi si è allargato ancora di più. Questa è una cosa meravigliosa. È una cosa reciproca. Guarda, io dietro le quinte c'è una persona che si chiama Marcello Fenoltea. Io ti dico la verità, dai, lo coinvolgo. Io quando l'ho conosciuto la prima volta, tornando al tuo discorso, era un po' arrabbiato perché veniva da una giornata, poi dopo ho imparato a conoscerlo e ritornando al tuo discorso, ovviamente contestualizzandolo, ho scoperto una persona straordinaria. Quindi la vita ogni giorno ti mette alla prova e ti fa conoscere sempre delle sfaccettature che tu devi essere in grado. È un po' come la vita, è come il quadro di Caravaggio, quindi dalla musica passiamo a un'altra forma meravigliosa dell'arte. Caravaggio con uno schizzo era in grado di farti con un chiaroscuro un'opera d'arte, che poi ora nei secoli è rimasta eterna. La vita è così, la vita è come un quadro del Caravaggio dove anche una semplice sfumatura ha un suo significato importante. Assolutamente sì, ed però, ecco perché bisogna avere rispetto, Salvo, di tutto e di tutti. Bando alle ciance, non che le tue siano state ciance, tu hai detto delle cose meravigliose, però la gente, visto che noi qua abbiamo una sicura futura stella, vuole sentire le performance. Prima, pronti via, con la nostra regia, con il nostro Marcello Fenoltea, abbiamo proposto un estratto della sua esibizione a, cos'era, mattino 5? Pomeriggio 5. Pomeriggio 5, con Federica Panicucci. Da Federica Panicucci. Adesso vogliamo proporvi una delle trasmissioni che possono essere considerate qua in Italia uno dei tuoi trampolini di lancio. Sì, assolutamente sì. Parliamo di Italia. Il servizio. Parliamo di Italia's Got Talent. Marcello, credo che tu abbia pronta la semifinale, giusto? Caruso, bene. Caruso è stata la semifinale di Italia's Got Talent, lì mi sono classificato al primo posto. È stato inoltre anche un grande omaggio alla scomparsa del grande cantautore italiano, Lucio Dalla. Mi sono sentito orgoglioso e onorato di poterlo fare davanti a tutta l'Italia, ero molto emozionato, ma sicuramente rimarrà un'esperienza indimenticabile. E allora, siccome io a Salvo gli dico te voglio bene assai, ascoltiamo Caruso. Balena nella mia mente un nuovo sogno, quello di avere 5 o perché no anche un centimetro dell'ugola di Salvo Randazzo, una voce straordinaria. Ti dirò, non è importante quanta ugola abbiamo, no? Quanti centimetri, ma credo che quello che è importante è che, quanto me, questo è anche l'impegno che io ho in qualità di artista, quello che è importante è che arrivi un messaggio emotivo a tutti coloro che ci ascoltano. Da parte mia c'è tanto impegno tutte le volte in cui devo affrontare una performance. Bene, tra le tante cose che tu hai fatto dopo questa esperienza straordinaria di Italia's Got Talent, dove praticamente ti hanno tributato miliardi di applausi, tu parlavi prima della musica come canale per il sociale, per arrivare proprio alla gente. Tu parlavi soprattutto di persone che versano in condizioni più complicate, più difficili di noi. Ecco perché io vorrei parlare con te proprio della tua performance davanti ai detenuti del carcere Pagliarelli. Sì, questa è stata un'altra esperienza meravigliosa e che ho voluto fare in occasione del Natale. Ho sposato un progetto chiamato È Natale per Tutti. Contemporaneamente, in quel periodo, ho fatto intanto un evento per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Maurizio Ascoli di Palermo, dove ho portato un clown comico, un mago, abbiamo cercato di regalare un sorriso a questi bambini che probabilmente hanno avuto la fortuna di festeggiare questo Natale, ma non sappiamo se il prossimo anno riusciranno a poterlo vivere. Questo è quello che io appunto spero e affido sempre nelle mie preghiere. L'esperienza della casa circondariale Pagliarelli
invece è stato anche come dire, un grande messaggio affinché la permanenza dei detenuti all'interno delle carceri non fosse solamente vista come un fattore punitivo, ma anche, anche come una riflessione, ecco, agli errori commessi, affinché queste persone possano subito reintegrarsi nella società, augurando ovviamente una presto libertà. È un evento straordinario, hanno dimostrato di essere calorosissimi, un'esperienza bellissima che vorrò ripetere ancora una volta, perché ho trovato una grande famiglia all'interno delle carceri e questo mi ha emozionato tantissimo. Hanno mostrato di avere grande grinta, grande carica, veramente bello. La musica, allora, concludendo la nostra trasmissione, a volte è una autentica, come dicevano i latini, metempsicosi, una redenzione proprio dell'anima e dello spirito, che attraverso una forma così elevata di arte può, insomma, erigersi a livelli importanti. Ecco perché noi siamo stati davvero lieti di avere qui con noi, prima ancora che un artista, un uomo straordinario, un nostro amico, un amico di tutti voi, amici di Tea Time, Salvo Randazzo. Grazie mille, Salvo. Grazie Simone, grazie. È stato veramente, buonasera a tutti, grazie. Un piacere, e speriamo di, insomma, rivederti presto sicuramente. Sarà sempre un piacere per me. Ma di vederti approdare i lidi che ti spettano, vista la tua straordinaria classe. Grazie mille anche al nostro Marcello Fenoltea, che come sempre ha curato la parte tecnica. Da parte mia, Simone Alibani, è tutto. Vi rimando alla nostra programmazione e alla prossima puntata del Tea Time. Arrivederci. Ciao.